seguire il mio post sui libri con i licantropi, volevo anche preparare un post podcast della mia serie Vi racconto un dramma, dedicato a dei drammi asiatici con protagonisti dei licantropi. Però il problema è che la figura del licantropo è una figura prettamente che riguarda la storia culturale, le leggende più occidentali, nordiche. Quindi in realtà nella cultura asiatica non abbiamo la figura del licantropo, quindi non abbiamo nemmeno molti drama con licantropi, anzi me ne vengono in mente solo due. Uno è un film coreano di qualche anno fa, World Boy, dove proprio abbiamo un ragazzino che sembra essere stato cresciuto dai lupi, eccetera, che viene trovato da una famiglia che cerca di insegnargli come vivere, no? Come un umano, eccetera. E non voglio fare spoiler perché comunque il film si basa tutto anche sui flashback, quindi sulla sorpresa del finale, quindi non voglio rivelare troppo. Limitiamoci a dire che il ragazzino che sembrava cresciuto dai lupi, selvaggio e così, è più strano e lontano dall'umano di quello che la famiglia immagina. Ecco. E chiudiamola qui. E l'altro è un dramma cinese che invece si intitola. Questo film coreano si intitola Wolf Boy ed è piuttosto famoso. Mentre l'altro è un dramma cinese, fantasy, che si intitola Warm on a Cold Night ed è uno dei soliti fantasy cinesi dove tutti i personaggi o sono degli esseri soprannaturali o comunque sono umani con forza spirituale, quindi tutti sono super belli, super bravi o super cattivi, super magici, super, e pettinati e vestiti tutti quasi uguali, ok? Dove abbiamo una donna che fa tipo la guardia, insomma, eccetera, deve indagare su vari delitti, ma lei fa parte del Qian Kingdom, che vuol dire che lei ha uno spirito simile a quello del coniglio e sente spesso freddo, poi c'è anche una specie di trauma nel suo passato perché lei sente sempre freddo, no? Perciò è attratta dal calore ovunque lo può trovare e durante una delle sue investigazioni va sotto copertura e incontra Han Zeng, che invece fa parte di un'altra famiglia, ok? Di una famiglia reale, tra l'altro, e lui invece ha uno spirito simile a quello del lupo, che gli dona un'incredibile forza e agilità, ma lo rende anche molto caldo al tatto. Un fattore che fa in modo che la protagonista voglia sempre avvicinarsi a lui proprio per il calore che emana, no? Però mentre lei è molto umana, gentile e tutto il resto, lui invece per quanto riguarda i rapporti interpersonali è piuttosto brusco, freddo, eccetera, e non ci sa fare con la gente. Quindi praticamente sono due opposti che però si attraggono, no? E quando dovranno investigare insieme in un caso di omicidio che coinvolge le loro due famiglie, i loro due regni, magari il loro rapporto si trasformerà in qualcosa di più. E questi due drammi, o meglio, questo film e questo dramma, io non li ho visti, però potrebbero, diciamo, tirandoli un pochino, rientrare in una specie di lista di drama sui licantropi, anche se in realtà nessuno dei due parla di veri e propri licantropi.